Ben ritrovati a Terre Lombarde, il nostro magazine di approfondimento settimanale dedicato al mondo agricolo a circa 40 km dalle guglie del Duomo di Milano. Si erge l'unica collina della pianura padana, è quella di San Colombano all'Ambro. Oggi saremo appunto in questo luogo magico a 50 km da Milano, a 30 da Pavia, a 15 da Lodi, dove si produce un vino unico, direi eccezionale. Una decina di produttori cercano di valorizzare questo territorio, una collina di 150 metri di altitudine circa, ma che regala prodotti unici. Oggi vi racconteremo il consorzio volontario Vino Doc San Colombano, una piccola realtà, circa 10 produttori che però puntano alla qualità, come dicevo all'inizio, a pochi passi da Milano e da Pavia e da Lodi, una realtà davvero intraprendente, fatta di giovani anche vignaioli, ma anche di tantissima tradizione. Quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo a conoscere questa bella realtà. Seguitemi! Iniziamo questo viaggio alla scoperta dei vini di San Colombano dal castello bel gioioso che svetta proprio al centro di questa magnifica collina, e lo facciamo con Paolo Guglielmini, titolare dell'omonima azienda Mirandolo Terme. Qui all'interno del castello c'è anche l'enoteca, c'è anche la sede ovviamente del consorzio. Paolo, una realtà importante, la vostra piccolina, che punta ovviamente all'eccellenza, che però ha un passato, perché questo consorzio ha oltre 30 anni di attività, però i vini qua addirittura si coltivano e si fanno ovviamente già a partire dai secoli scorsi con San Colombano. Sì, sicuramente un po' di storia ce l'abbiamo anche noi. Il consorzio appunto risale a circa 35 anni fa la sua fondazione, ma già da parecchio tempo prima si produceva vino. San Colombano, come diceva lei, piccola collina, però esatto, puntiamo alla qualità come nostra arma per farci conoscere. Ecco Paolo, siamo a 50 km da Milano, 15 da Lodi, una trentina da Pavia, siamo nel pieno della pianura padana e qui svetta questa collina non ripida sui 150 metri di altezza, se non sbaglio, però sì, esatto. Che regala quali tipologie di vini, ma soprattutto quali tipologie di uva? Ma originariamente si produceva solo San Colombano rosso, quindi Barbera, Croatina e Uva Rara sono le nostre tre uve tipiche. Poi da pochi anni a questa parte c'è anche un San Colombano bianco. Chardonnay, Pinot Nero e Riesling compongono questa denominazione. Però comunque la collina è principalmente da vini rossi, uve rosse, anche perché siamo con una collina diciamo abbastanza calda come caratteristiche, come temperature. Bene Paolo, grazie mille per averci inquadrato questa meravigliosa zona. Io raggiungo all'interno dell'enoteca, all'interno della vostra sede, Giancarlo, che è un altro produttore, perché sono curioso di capire anche un po' il ruolo di questo piccolo ma attivo consorzio. Grazie. Grazie a voi. Ed eccoci all'interno dell'enoteca, ma anche la sede del consorzio volontario Vino Doc San Colombano. Siamo con Giancarlo, uno dei soci della cooperativa I Germogli, produttore ovviamente di questo prezioso prodotto. Allora, siamo all'interno di questo luogo che riassume tutta la vostra attività, perché qui troviamo l'enoteca, troviamo la vostra sede di un'associazione, di un consorzio oggi guidato da Diego Bassi, che sta facendo davvero molto. Ecco, quando nasce questa enoteca? L'enoteca è nata all'incirca 5-6 anni fa, proprio per volere del presidente Bassi e un accordo col comune, e siamo proprio all'interno del castello, perciò è anche un posto molto interessante perché c'è la storia sia del territorio, ma legata anche alla storia della produzione del vino, che San Colombano è veramente evocato e
si ritorna proprio indietro negli anni alla produzione del vino e alle aziende vitivinicole. Si dice addirittura, lo dicevamo all'inizio della nostra trasmissione, che qui la vite fu portata da San Colombano appunto. Certo, San Colombano nel suo percorso passato da San Colombano ha lasciato la vite e ha lasciato questa tradizione che il territorio ha poi ha dato il massimo come espressione nei prodotti che stiamo producendo. Addirittura Petrarca scrive di questa collina, se non mi sbaglio, nei suoi scritti. Certo, Petrarca, trovi anche qualche indicazione all'interno proprio del castello, della porta principale, dove si racconta proprio nei suoi scritti di San Colombano. Ritorniamo ad oggi, parliamo un attimo di questo consorzio così attivo, diciamo, piccolo ma bello, si suol dire. Certo, è un consorzio piccolo perché il territorio non è molto vasto. Una delle cose importanti è che siamo comunque a ridosso di tre città. San Colombano è proprio in provincia di Milano, ma abbiamo Pavia e Lodi, dove incidono i terreni e le colline e i produttori che lavorano per produrre questo meraviglioso vino, che può avere anche delle caratteristiche importanti, tant'è che si stanno producendo anche ottime riserve. Ecco, ci arriviamo a quello, però quali sono i territori, quali sono i comuni dove insiste la DOC? La DOC di San Colombano insiste su San Colombano principalmente, poi c'è Miradolo Terme, Inverno Monteleone e Graffignana, che sono i comuni delle tre province che compongono proprio la denominazione del San Colombano. Viene definito il vino di Milano. Certo, vino di Milano, e abbiamo anche l'indicazione geografica tipica Collina del Milanese, proprio per questo motivo. Parlavi di riserva perché il vostro disciplinare prevede una riserva, un affinamento in barrique, se non mi sbaglio. Diamo anche qualche informazione ai nostri telespettatori Terre Lombarde su questo processo, ovviamente sul fatto che anche in etichetta dovete identificare la vigna, il cru. Sì, vabbè, San Colombano, come dicevamo, ha la possibilità di fare delle riserve, botti piccole ma anche botti grandi, non c'è questa limitazione. Comunque affinamento in legno con determinati tempi e determinate modalità. Il prodotto che si ottiene è un prodotto veramente interessante, perché anche se questa piccola collina non è molto alta, riusciamo ad ottenere vini che hanno una longevità e un interesse particolare. La DOC di San Colombano, le aziende che partecipano al consorzio sono circa una decina, e abbiamo aziende che producono dalle 30.000 bottiglie arrivare alle oltre 600.000, e tutte prodotte sul territorio, logicamente i prodotti, i vini e le uve. Giancarlo, come dicevamo, siamo all'interno dell'Enoteca Posto Elegante, qui si possono degustare anche i vostri vini. Come possiamo venirvi a trovare? L'Enoteca è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 a mezzogiorno, e il sabato e domenica dalle 3 alle 7. E potete passare, trovare tutti i vini dei consorziati, si possono degustare, comprare ed assaggiare i prodotti del territorio. Bene Giancarlo, grazie mille per questa bella e piacevole chiacchierata. Se sei d'accordo, inizio questo viaggio alla scoperta di alcuni produttori del vostro consorzio. Certo, certo, ti aspettano in azienda. Scappo. Grazie. Iniziamo questo viaggio alla scoperta delle realtà del consorzio, e partiamo da una realtà che coniuga tradizione e modernità, la Poderi di San Pietro. Siamo con Edoardo, l'ultima generazione di questa bella famiglia che da oltre 20 anni si occupa del mondo vitivinicolo qui a San Colombano all'Ambro, ma che da quasi 60 anni si occupa invece del mondo agricolo in generale. Edoardo, prima di tutto grazie di averci ospitati in questa magnifica cantina che, dicevo, coniuga un po' l'aspetto moderno della lavorazione, ma anche tanta tradizione. Esatto. Tanto grazie a voi di essere venuti. Allora, l'azienda è nata nel 98 e, appunto, come diceva lei, unisce tradizione ed innovazione. Perché? Perché innovazione, come vedete, la cantina è molto moderna, molto tecnologica, ma tradizione anche perché cerchiamo di valorizzare al meglio sempre il territorio. Uno dei nostri punti di forza, appunto, è la nostra collina, i vigneti. Abbiamo davvero 54 ettari, che sono tantissimi, dal quale produciamo tutte le uve per poi produrre il nostro vino di altissima qualità. Produciamo 15 etichette diverse, e come potete vedere
utilizziamo dalle vasche d'acciaio alle barrique fino alle anfore di ceramica in gres porcellanato. Ecco, questa è una, diciamo così, una tendenza degli ultimi anni, quello di affinare i vini all'interno delle anfore. Come mai questa scelta? Ma in realtà il nostro enologo, Roberto Gerbino, ci ha consigliato questa tecnica di vinificazione conoscendo sia il materiale e sia diciamo le nostre potenzialità, dal quale abbiamo davvero ottenuto un ottimo prodotto che è l'Anfora Moris, che è un vino bianco che fa 14 gradi, quindi un vino bianco molto importante e strutturato, della quale appunto lo Chardonnay e la Verdea vengono espressi al massimo grazie a questo metodo di vinificazione. Edoardo, ci siamo spostati in un altro luogo cruciale della tua cantina. Attorno a noi ci sono le autoclavi per la spumantizzazione, perché poi fate anche una versione spumante. Esattamente. Abbiamo una linea di ben 4 etichette di spumanti. Qua, come potete vedere, abbiamo le batterie di autoclavi, che sono a temperatura e pressione controllata, dal quale verranno fuori i nostri 3 metodi Charmat. Appunto abbiamo 2 Brut e invece un Extra Dry, che è un rosé spumantizzato. Questa scelta è per andare un po' incontro a tutte le esigenze che ci sono, e in particolare anche per da quando diciamo l'aperitivo si è diventato molto popolare, ecco, questa è stata un'ottima scelta per andare incontro alle esigenze di mercato. A parte gli spumanti che facciamo in autoclave, abbiamo anche una versione metodo classico, che è appunto tutta la fermentazione, tutta la vinificazione avviene all'interno della bottiglia. Ora dove mi porti invece? Ora vi porto nel caveau, una nostra sala sotterranea che sarà una sorpresa. Andiamo! Edoardo, mi hai aperto lo scrigno della tua azienda, questo strepitoso caveau dove riposano le tue riserve, dico bene? Esatto, questo è un po' lo scrigno per i nostri gioielli. Abbiamo 2 grandi riserve, che sono uno un San Colombano DOC, che si chiama Monastero di Valbissera. Il nome deriva Valbissera, che è la zona collinare in cui viene coltivata l'uva. Invece monastero perché, pensate, all'interno della vigna c'è un monastero dei monaci benedettini che è diroccato e presente all'interno della vigna. Appunto un San Colombano DOC, il quale fa un affinamento di 36 mesi in barrique di rovere francese di primo passaggio. E, diciamo, un vino che ha vinto diversi riconoscimenti, come la Rosa d'Oro e così via. Invece la seconda riserva, la vinificazione è la stessa, ovvero sempre 36 mesi di affinamento in barrique, però è un taglio bordolese, quindi un Cabernet Merlot, il quale anch'esso ha, pensate, vinto una medaglia d'oro in Francia come miglior taglio bordolese. Che non è da poco, insomma. Esattamente, esattamente. Il campo ai francesi. È sempre bello vincere in Francia. Di fronte a noi ci sono quelle strepitose nicchie illuminate dove invece ci sono un po' di annate storiche della vostra cantina. Esatto, cerchiamo un po' di tenere conto di tutte le annate, ogni tanto facciamo anche delle verticali, in modo tale da vedere con il tempo come sono cambiati i vini. E devo dire che recentemente abbiamo aperto bottiglie del 98-99 ed erano ancora impeccabili. Se sei d'accordo, mi accompagni nel vostro spaccio aziendale, dove magari andiamo a conoscere un po' le etichette e conoscere anche da vicino, magari degustare qualcosa? Assolutamente sì. Andiamo. Eccoci Edoardo, alla fine del nostro viaggio alla scoperta della tua bella azienda. All'interno di questa accogliente enoteca qui davanti a noi abbiamo una serie, ovviamente una gamma dei tuoi prodotti, perché qui non solo producete bene, ma si possono anche degustare. Esattamente. Questa è la nostra enoteca, nonché punto vendita, dove appunto i clienti vengono qua per degustare, chiedere consigli. Siamo sempre lieti, ecco, di spiegare tutte le nostre etichette. Tutte 15 vengono messe in vendita qua. E spesso organizziamo anche delle degustazioni dove dopo un giro in enoteca, conto dai nostri esperti, possiamo finalmente anche degustare e abbinare i vini e prodotti tipici del territorio.
Bene, Edoardo, che dire? Ci resta solo... Grazie mille dell'accoglienza e ci resta solo, come stavi dicendo tu, di brindare. Esattamente, grazie a voi. Siamo spostati da San Colombano all'Ambro, alla frazione Madonna dei Monti, e qui tra i vigneti troviamo Davide Panizzari, vignaiolo appartenente al consorzio, e stiamo camminando, Davide, all'interno di un tuo vigneto storico, la Verdea, un vitigno autoctono che tu sei stato uno dei primi qui sul territorio a rivalutarlo. Sì, esattamente, ci troviamo qui all'interno di un vigneto di Verdea. Vigneto di Verdea, piantumato circa una decina di anni fa, anche se comunque è un vitigno che stiamo rivalutando da più di 50 anni. Attualmente la superficie condotta a Verdea è di circa 6 ettari, sui circa 38 di superficie totale dell'azienda, e appunto la Verdea ha una storia curiosa. Ha una storia curiosa perché nasceva come uva da mensa, uva da tavola per il mercato milanese, perché la sua peculiarità è quella di avere una buccia molto spessa, e questa buccia molto spessa faceva sì che, una volta raccolta e conservata in locali bui, freschi, si conservava passiva senza marcire fino a Natale e oltre. Dagli anni 50 sul territorio di San Colombano è iniziata la vinificazione di questa uva, e poi negli ultimi circa 30 anni è passata a IGT, quindi indicazione geografica tipica. Per tradizione e anche per valorizzare al meglio questo vitigno, sia noi come azienda, ma comunque anche su tutto il panorama viticolo di San Colombano, viene prodotta in maggior parte come vino bianco frizzante. Qual è la caratteristica dei terreni di questa collina? Terreni, allora, sono molto vari, sostanzialmente si va da zone molto argillose a zone limo-argillose, fino a delle lingue di calcare. Due parole invece sulla tua azienda, che produce vino ma anche un agriturismo, poi andremo a degustare anche qualcosa. Quando nasce? Allora, l'azienda nasce nel 1898 e io ovviamente sono la quarta generazione. 1898, l'azienda si trova praticamente sulla panoramica collinare della collina di San Colombano, e conduciamo circa 38 ettari. 38 ettari che conduciamo per la totalità con una misura a basso impatto ambientale riconosciuta dalla regione, quindi andando a limitare l'uso di prodotti fitosanitari e, se dovessero servire, prodotti selettivi mirati per andare comunque a preservare quello che è il territorio e la biodiversità. Davide, ti vediamo al lavoro tra i tuoi vigneti di Verdea, esattamente stai facendo un lavoro essenziale per il futuro di questa pianta, che è la potatura. Come avviene? Sì, allora, sostanzialmente siamo nello stesso vigneto di Verdea che dicevamo prima. Noi per andare a favorire e per andare a fare un prodotto di maggiore qualità, facciamo una potatura con due tralci più corti su questo tipo di uva, due tralci più corti che comunque va a lasciare comunque un carico di gemme che varia da 8 a 10. Lasciamo due tralci divisi, uno destro e uno sinistro, al posto di uno lungo unico, appunto perché andiamo a favorire lo sviluppo della pianta, e quindi a favorire la circolazione di linfa al meglio all'interno della pianta stessa. Adesso abbiamo scelto i due tralci che comunque partono sempre da il legno di 2 anni, non su legno vecchio, uno che andrà poi ad abbassarsi qui così, legato così, e poi questo, una volta pulito, andremo a legarlo da questa parte.
poi una volta che poi si andrà a fare la legatura, una volta fatta la legatura andremo a scegliere poi la lunghezza precisa per poi poter andare a legare i tralci. Ti abbiamo visto lavorare sul vigneto, ora siamo entrati invece in cantina, anche qui l'attenzione è molta per garantire qualità al consumatore. Prima in vigna ci spiegavi quanto è importante anche lavorare nel rispetto dell'ambiente. Esattamente, esattamente, e poi il rispetto che viene fatto in vigneto, in vigna, viene poi comunque trasportato qui in azienda. Pensate che il vigneto più lontano è a circa 2 chilometri, quindi l'uva vendemmiata arriva in cantina al massimo entro un'ora dalla raccolta per andare a preservare tutto quello che è il profilo organolettico migliore per andare a produrre dei vini di qualità, anche perché come rispettiamo l'ambiente e il vigneto fuori, anche in cantina abbiamo un occhio di riguardo soprattutto a produrre vini a bassissimo contenuto di anidride solforosa. Soprattutto per quanto riguarda i rossi si vanno a produrre anche delle riserve, che sono vini che affinano in botti di legno per almeno 18 mesi e hanno una vita in bottiglia di oltre 20 anni. Per quanto riguarda invece tutta la parte invece di imbottigliamento, abbiamo una linea di imbottigliamento automatica dove andiamo anche lì con un imbottigliamento sotto gas inerte per andare a preservare ancora di più quello che è la qualità dei nostri prodotti. Davide, grazie mille per queste importanti informazioni relative alla tua azienda, però ho conosciuto l'Enoteca, ho conosciuto già alcuni tuoi soci. Sono già andato a visitare un'altra bella azienda come la tua, adesso devo degustare qualcosa. Andiamo pure in agriturismo. Andiamo. Andiamo. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio alla scoperta dei vini di San Colombano all'Ambro. Davide, siamo nel tuo agriturismo ricavato tra le volte di una bellissima bottaia. Cosa ci hai preparato? Ma allora, per quest'oggi, per abbinare al meglio appunto la Verdea di cui abbiamo parlato prima in vigna e appunto questo vitigno Bacca Bianca autoctono, l'abbiniamo sempre con degli antipasti, quindi salumi, in questo caso salame lodigiano di puro suino e dei formaggi locali, quindi grana padano, una toma fresca e un taleggio. Quindi frizzantezza va a pulire il palato. Frizzantezza va a pulire il palato, poi comunque la freschezza, un vino molto leggero, molto floreale e appunto con queste note di frutta fresca e di fiori di pesco che comunque vanno ad abbinarsi al meglio con quello che è il latticino e il salame lodigiano. Poi un piatto tipico invece della tradizione della pianura padana, vedo. Pianura padana, in particolare con comunque lo stretto legame che San Colombano ha con Milano, essendo appunto l'unica collina della provincia di Milano e l'unico vino prodotto in provincia di Milano, abbiamo preparato un classico risotto alla milanese con la dadolata di ossobuco. Che cosa ci abbiniamo? Abbiniamo un San Colombano DOC, quindi Barbera, Croatina e Ovarara. In questo caso una Vendemmia 2017 Riserva, vino che ha fatto 18 mesi di barrique e ulteriori 18 mesi di affinamento in cantina, 6 mesi in bottiglia prima di essere commercializzato. Questa è l'ultima riserva che c'è in commercio. Ritornando al risotto, carnaroli. Carnaroli, rigorosamente. Carnaroli, soffritto. Soffritto di cipolla, riso carnaroli. L'hai sfumato? Sfumato con la Verdea.
e poi abbiamo messo del zafferano naturale in pistillo e successivamente mantecato con grana padano e ovviamente abbondante dose di burro e poi dadolata di ossobuco. Che dire Davide, grazie mille di averci preparato questo ben di Dio, come si suol dire, quindi, e grazie anche dell'accoglienza. Grazie a te Stefano. Io recupero il tuo riserva e insomma ringrazio te, ringrazio anche tutti i produttori del consorzio volontario Vino DOC di San Colombano per averci fatto fare questo meraviglioso viaggio sull'unica collina, come si suol dire, di Milano, perché questo è il vero vino di Milano. Orgogliosi anche questa volta di aver raccontato una bella storia agricola. Alla prossima settimana con Terre Lombarde. Ciao!